Nuovo, adesso introduciamo Alessandro Minoccheri con il prossimo talk. Ciao Alessandro, benvenuto intanto. Ciao Alessandro. E adesso siamo, diventiamo un terno, io, te e Candon per il prossimo talk. Ehm, allora, oggi tu ci parli di server-side events, ma prima ti presento. Eh, Alessandro Minocchi è un software developer a Flowing. Eh, vedo che anche tu sei appassionato di open source e collabori nei progetti su GitHub e su Stack Overflow. E io mh, ti lascerei quasi subito la parola, eh, parli anche tu di un talk piuttosto interessante, di una parte che tra l'altro volevo approfondire anche per conto mio, quindi ti seguo con molto interesse. Grazie. Buona a tutti. Bene, eh, spero che riusciate a vedere bene le mie slide, oggi la connessione internet eh, ha deciso di abbandonarmi un po'. Comunque, eh, giusto, Service and Events, questo talk diciamo che mi è venuto in mente in base a un'esperienza che ho vissuto nell'ultimo anno e mezzo. Aggiungo qualche bit alla mia presentazione, eh, lavoro in flowing, siamo un'azienda full remote, un po' in sparse in tutta Italia. Lavoro in PHP principalmente, ma anche in Java, Kotlin e Node.js. Vero, sono un amante dell'open source, quindi mi vedete spesso contribuire su GitHub o Stack Overflow. Eh, sono anche maintainer di qualche progetto che magari userete anche nel vostro quotidiano. Mi potete trovare su Twitter con questo nickname Minompi o su GitHub con il mio nome e cognome. Sono co-founder e co-organizzatore del Pug Romagna. Eh, questo ci tengo a dirlo, perché comunque... Un'esperienza che ci aiuta a crescere tutti e dalla quale spesso vengono fuori talk molto interessanti. Come vi ho detto, questo talk è nato da un'idea eh, di un progetto che ci è arrivato circa un anno e mezzo fa, quasi due, in Flowing. Un cliente che voleva praticamente fare un sistema d'aste un sistema d'aste abbastanza complicato, quindi una startup, quindi un progetto Greenfield, fantastico, e sicuramente noi siamo. Uh, contenti di vedere questo tipo di progetto perché possiamo, possiamo scegliere la versione nuova di PHP tutte le cose nuove che diciamo uh, ci piace fare e quindi abbiamo iniziato a ragionare col cliente come poter mettere a terra questo progetto mettendo in piedi i primi pezzi del progetto quindi abbiamo iniziato a mettere su un CMS headless che serve praticamente per installare per inserire dei contenuti, foto, testi dei nostri prodotti poi abbiamo un back office in React che serve per fare delle funzionalità in più rispetto al CMS headless che non ci poteva fornire o che diventava un più complicato. Quindi abbiamo detto creiamo questo back office che ci aiuta a semplificare alcune funzioni. Poi abbiamo un front end in React che comunica con il nostro back end in PHP tramite Next.js, un back end for front end. Il back end in PHP abbiamo scelto PHP 8 eh, con Symfony, la versione era la 5.4 se non erro. Però abbiamo dei vincoli, dei constraints. Il primo è sicuramente il tempo. Essendo una startup, dovevamo essere in grado di validare l'idea in un breve tempo. Quindi, in pochi mesi, dovevamo avere una release 1. Una release 1 che doveva contenere diverse cose, sia per temi di investitori, investimenti, ma anche per validare l'idea che avevamo in testa. Quindi, dovevamo essere sicuri in pochi mesi di quello che stavamo facendo era corretto. Un altro vincolo era la qualità del codice. Questo è un vincolo che abbiamo messo più noi soprattutto per avere la mantenibilità del codice. Sappiamo che essendo una startup potremmo anche buttare via tante parti, ma tante potrebbero evolvere, cambiare a seconda del business, lo sappiamo. Dobbiamo essere in grado di essere flessibili, quindi abbiamo anche aggiunto una buona, good co una buona coverage, proprio circa dell'80% lato back-end, che per una startup nei primi mesi secondo me è tanto. Poi abbiamo questo auction engine. L'auction engine è un vincolo perché è il fulcro di questo progetto, e diciamo che dovevamo un pochino capire bene cosa dovevamo fare quindi abbiamo procrastinato questa parte finché non abbiamo detto dobbiamo fare l'auction engine ora abbiamo chiari tutti i vari punti quello che dobbiamo fare quindi ora possiamo anche capire meglio quale strategia possiamo usare e questo auction engine abbiamo scoperto che doveva avere praticamente dei classici comportamenti di un'asta deve partire, finire senza ritardi quindi quando finisce un'asta non devo vedere un countdown che va a meno 3, meno 4, eccetera. Deve essere preciso. Poi abbiamo differenti tipi di asta, la classica offerta che facciamo in tutte le aste, abbiamo un'offerta di comprarlo subito, che vediamo anche in altri siti, o un'offerta automatica, cioè io imposto un'offerta massima, poi faccio un'offerta, se qualcuno offre sopra di me, automaticamente viene fatta un'offerta fino al mio massimo che ho stabilito. Queste, diciamo, erano un po' le varie tipi, vari tipi di offerte che vediamo anche in altri siti ed era... Anche una ragione di marketing, proprio perché essendo una startup dovevamo fornire qualcosa di interessante agli utenti. In più, dovevamo avere anche delle push notifications, cioè l'utente doveva vedere tanto in real time l'asta con l'offerta che si aggiornava in automatico, ma doveva vedere anche dei messaggi o comunque comparire cose per rendere dinamica l'asta, ma soprattutto per non far fare refresh tutte le volte all'utente per capire, oddio, c'è qualcosa di nuovo oppure mi sono perso un'offerta o un messaggio importante e altre funzionalità diciamo di meno rilievo quindi come team abbiamo iniziato a ragionare bene abbiamo queste constraints abbiamo questi comportamenti da mettere a terra iniziamo a capire e scegliere qual è la strada giusta per implementarlo la prima scelta è stata Node.js abbiamo detto facciamo un piccolo servizio in Node.js perché comunque l'abbiamo fatto in altre in sistemi di aste funziona ci siamo una buona scelta. Oppure aggiungiamo una parte di logica di business in Next.js nel backend for frontend. Perché? Perché comunque Next.js nasce anche per questi scopi. Oppure usiamo WebSocket, oppure Server-Sent Events. Abbiamo tolto, abbiamo, non abbiamo considerato il polling, perché secondo noi un long running polling non era la soluzione giusta per questo tipo di progetto, era un po', diciamo, bruttina. Quindi avevamo queste scelte e come team ci siamo un po' riuniti, abbiamo iniziato a fare delle considerazioni e come vi dicevo la prima scelta era Node.js, ma noi quando prendiamo questi tipi di decisione spesso siamo deviati dal bias cognitivo, cioè eh, il nostro giudizio è deviato dalle esperienze precedenti. Noi abbiamo avuto delle esperienze in merito di Astin in Node.js, quindi abbiamo detto come prima scelta Node.js, ma non stiamo considerando alcune informazioni, non stiamo pensando alla realtà attuale, e quindi, pensando a ciò, la, la prima soluzione oggi è sbagliata. Perché? Perché praticamente eh, avremmo aggiunto un altro stack, un altro componente al nostro sistema, quindi avrebbe rallentato un po' lo sviluppo, perché avremmo dovuto fare un deploy, avremmo dovuto fare una nuova CDCI, una nuova suite di test. Avremmo rallentato, avremmo aggiunto un altro stack e in quella fase lì non era corretto. Next.js, quindi prima scelta scartata, seconda scelta Next.js, bella come idea, ma avremmo splittato la logica di business un po' nel backend PHP e un po' in Next.js. Non ci convinceva molto, perché proprio diciamo che la logica di business dovrebbe essere in un unico punto, soprattutto in un punto focale come questo, volevamo averla in un unico sistema. Tale per cui avevamo anche una suite di test dedicata, avevamo un pochino tutto quello che eh, serviva per testare la nostra asta. Quindi. Anche questa scelta è stata scartata. Rimangono WebSocket e Server Sent Events. Dal talk, già immaginate cosa abbiamo scelto, ma andiamo a capire meglio cosa significano. Diciamo che di Server Sent Events non è che ne abbiamo sentito parlare spesso, Sp spesso sentiamo più WebSocket, per ovvie ragioni. però dobbiamo sapere un pochino che è nato nel 2006, quindi diversi anni fa, ed è un sistema push eh, in quale il server può mandare. Dei dati tramite eventi, tramite l'HTTP connection. Abilitiamo proprio il client, il client a ricevere in automatico questi aggiornamenti. Diciamo che è anche una migliore gestione della memoria perché implementa l'XHR streaming. Questa non è una cosa da, da tenere, da, da sottovalutare, proprio perché le cose devono essere real time, veloci e questo può aiutare veramente tanto. Qual è la principale però differenza tra WebSocket? e server sent events. Questo schermino mi ha aiutato abbastanza a capirlo. Diciamo che nei web, WebSocket socket il client e il server si scambiano dati, richiesta e risposta, quindi entrambi mandano dati anche sulla stessa HTTP connection. Quindi sia da una parte che dall'altra mandiamo dati. Quindi è bidirezionale, si dice WebSocket. Invece server sent events è monodirezionale. Il client apre una connessione e il server Manda eventi, quindi manda dati al client monodirezionale, solamente il server manda dati nella stessa HTTP connection tramite eventi, che dopo vedremo. Questa è la differenza principale. Vediamo un po' più nel dettaglio altre eh, diciamo, differenze. Il WebSocket bidirezionale cosa succede? Viene creata una connessione TCP e la teniamo attiva finché ci serve. Possiamo chiuderla comunque quando vogliamo in maniera molto semplice. E per scambiarsi i dati, cosa succede? C'è un sistema di handshaking per dire posso mandare dati, posso ricevere dati. E in questo modo, sia il server che il client possono scambiarsi questi dati usando un protocollo custom che è il WebSocket. Invece, Server Sent Events, come abbiamo detto, è unidirezionale, il server manda dati tramite eventi al client. Cosa succede? Viene creata una connessione, viene tenuta attiva per un certo periodo, non tantissimo, usando l'HTTP protocol. Diciamo non per tantissimo, perché comunque possiamo avere anche eh, il sistema che ce lo butta giù, ma vediamo poi un vantaggio di Server Sand Events. Il vantaggio di WebSocket è che è bidirezionale, quindi in real time vediamo sia richiesta che risposta e quindi riusciamo a vedere i dati se sono stati scambiati correttamente, eccetera. Generalmente usa l'XML HTTP Request, quindi non manda sempre dati di header o, o cose del genere, quindi alleggeriamo un po' eh, il, il carico. Possiamo trasmettere sia in binario che in UTF-8. E eh, ci sono molt è molto più compatibile WebSocket rispetto a Service Antivents, events perché comunque è, molto, è, è più usato. diciamo. Quali sono però i suoi limiti? Che se la connessione termina. Non viene diciamo, ristabilita automaticamente, voi dovete fare un sistemino a mano o ritirare sulla connessione eh, voi stessi. Certi firewall enterprise possono ispezionare i nostri pacchetti e anche darci dei problemi, bloccarceli proprio. E soprattutto eh, browser più vecchi eh, del 2011 non supportano WebSocket. In 2011 voi direte beh, è abbastanza indietro. Capita, capita e dobbiamo esserne consci che. Eh, ci sono ancora tanta gente che usa browser vecchi, non ci possiamo fare niente. WebSocket generalmente è più complicato da, in, uh, da installare per tante ragioni, serve più carico, cioè serve più effort in merito. Quali sono i vantaggi di Service Antivents? Che usiamo il protocollo HTTP, non un custom protocol, quindi abbiamo un protocollo più semplice. C'è un sistema built-in per riconnettersi automaticamente. Se perdiamo la connessione, come dicevo prima, viene riconne ci veniamo riconnessi automaticamente. Lui ci prova, prova a riconnettersi. E soprattutto non abbiamo anche problemi con i firewall, non ispezionano i nostri pacchetti. Non è una cosa da sottovalutare. Quali sono i casi ideali di Service and Events? Stock updates. Immaginate che noi abbiamo un client che, riceve, che vede gli stock che abbiamo e il server ci manda gli aggiornamenti, questo stock è aumentato, è diminuito, ogni tot ci manda degli eventi di aggiornamento, oppure quando succedono degli eventi nel mondo. Oppure un, tweet, un Twitter feed updating, cioè abbiamo il nostro client Twitter che riceve gli eventi dal server, dice, c'è un nuovo tweet, è ah, interessante, stampiamolo, facciamolo vedere, quindi riceviamo eventi, noi siamo lì in attesa di ricevere questi eventi, non mandiamo dati, non ci serve, noi siamo lì in attesa, arriva l'evento, Bene, prendiamo l'evento e lo stampiamo video. E quindi browser notification, cioè praticamente possiamo avere le notifiche, tipo messaggi, eh, oppure c'è un aggiornamento di test, eccetera, tramite come notifiche. Logicamente il server manda un evento e noi lo visualizziamo come se fosse una notifica push, come vediamo nel telefono. Quali sono i limiti di Service and Events? Possiamo mandare solamente dati in UTF-8, non in binario. Abbiamo un limite di connessioni per tab, circa 6 eh, per tab. Eh, noi non abbiamo mai avuto questo problema, però sappiamo che ci potrebbe essere un problema. È monodirezionale, quindi non possiamo scambiarci dati da client e server. Non ha un supporto nativo dei browser. Ma su questo apro una parentesi, perché comunque avendo un supporto nativo possiamo, avere, possiamo fare un workaround tramite i polyfill di JavaScript, replicando le API e quindi simulando. Il server send events in maniera abbastanza semplice per risolvere il problema. Ad ogni modo, tutti i browser moderni supportano server send events. Sappiate che comunque non tutti, questo è anche utile tracciare la gente che usa il nostro sito, il nostro servizio, capire anche se abbiamo edge case da trattare, perché comunque eh, succede di avere browser più obsoleti. Quindi il team era davanti a una scelta: Web socket o server cent events? <coughs> diciamo che eh, noi abbiamo scelto server-sent events perché? per il discorso di push notification e soprattutto perché WebSocket dice che è utile quando sia il client che il server devono mandare dati noi in questo caso il client deve essere in attesa vero potrebbe fare un'offerta ma quella è un'altra cosa ma manda, riceve degli eventi quindi ricevendo degli eventi noi server-sent events abbiamo pensato fosse la cosa migliore da usare Soprattutto sapendo che c'è Symfony Mercury, che è un, una libreria della, della famiglia di Symfony, che fa proprio questo. Quindi la scelta è stata ponderata per diverso tempo, diverso tempo, parliamo di poche ore, perché comunque non dobbiamo prendere scelte troppo lunghe, ci abbiamo ragionato un po' e abbiamo fatto qualcosa che ci aiuti a, a farlo. Prima di entrare nel dettaglio. A sinistra vedete la pagina di GitHub di Symfony Mercury, come si installa la configurazione, ma è importante sapere che Symfony Mercury eh, implementa il publisher del Mercury Protocol, che è un protocollo open di real-time real communication in sostanza, molto veloce ed è un'alternativa a WebSocket. È un servizio a sé, quindi Mercury è proprio un, so un servizio ad hoc per fare questo. Qui c'è anche lo, il lo schemino molto utile che fa vedere proprio che il server manda in post gli eventi a Mercure Up e dopodiché Mercure Up si, eh, si occupa di mandare gli eventi ai, ai vari client, vedete diversi dispositivi, quindi è proprio un servizio. Quindi per validare la nostra idea abbiamo fatto un proof of concept, cioè un progettino che potremmo anche buttare via per capire se funziona, se non funziona, se è il caso nostro, se è veramente real time come, come ci dicono perché per noi era importante che uno facesse un'offerta e ricevesse in automatico gli altri client che c'era un'offerta nuova, non dopo 3-4 secondi, perdevo un po' il senso del discorso dell'asta. Quindi qui vedete che ho linkato un progettino che ho fatto, che è diverso dal nostro proof of concept, ma diciamo che replica quello che abbiamo fatto. La prima cosa è stata installare Symfony nella cartina di backend e nella cartina di frontend abbiamo installato un client, un frontend in React. Dopodiché abbiamo installato via Composer Symfony Mercure, che ti installa tutte le dipendenze. Poi abbiamo configurato nel nostro Docker Compose l'immagine di eh, Mercure. Eh, diciamo che eh, questa è l'immagine ufficiale, quella open source che possiamo, usa possiamo usare, e eh, dobbiamo configurare il server name con la porta, il Publisher JVT e il Subscriber JVT che servono diciamo, per l'autenticazione. E poi ci sono diverse direttive, queste sono le prime che abbiamo messo, perché comunque. Volevamo consentire tutti i cores, logicamente in produzione non abbiamo asterisco nei cores, ma eh, esattamente il, il dominio che ci deve chiamare, ma essendo un proof of concept, volevamo andare a spediti, e Anonymous 1, cioè Anonymous True, dice chi, fa, chi riceve eventi, chi cerca di scambiarsi questi dati, è anonimo. Non mi interessa in questo momento eh, l'autenticazione, perché è un proof of concept. Dopodiché, abbiamo sistemato la configurazione. In alto vedete la nostra configurazione. Nel .env.local abbiamo messo il Mercure url e il Mercure public url che in questo caso, essendo in locale, sono identici e diciamo che sono quelli. È l'url che viene esposto da Mercure nel nostro Docker e il jwt-secret che serve comunque sempre per l'autenticazione. Noi abbiamo usato le versioni, come vi dicevo, 5.x di Symfony, quindi anche Mercure segue eh, questo version versionamento. Se usate le versioni più recenti, eh, quando le installate, vi crea un file YAML. Questo infatti, sotto non è la nostra configurazione, ma è quella che potreste vedere se lo installate in questo momento. Con bene o male le stesse configurazioni, le importanti sono l'URL alla fine, e potete definire più cose ora. Ma per noi era sufficiente, comunque, la prima parte, nella prima immagine in alto, vedete com'è già la nostra configurazione. Poi abbiamo creato una rotta, il un nostro controller, una post. Dovete. Dove eh, riceviamo in ingresso una request e un hub interface, dopo capiremo anche cos'è. Quindi prendiamo il nostro body, quindi la nostra post, e creiamo un oggetto update, con primo parametro, vedete, topics, auctions meno id Stiamo dicendo che tutti i topic auctions meno id quindi auctions meno ad esempio, riceveranno in ingresso, ci cioè riceveranno in ingresso come evento, questi dati che sono nel secondo parametro dentro il JSON encode. Dopodiché, tramite questo hub interface, facciamo il publish di questo update. E abbiamo pubblicato. Vista così sembra molto semplice, e lo è. Però capiamo sotto cos'è cos questo jet update e cos'è questo hub interface. jet update è comunque un componente di Mercure, quindi non dovete fare nulla, però, vedete che è un oggettino che riceve in ingresso dei dati, topic, che abbiamo visto prima, che è il canale in cui manderemo gli eventi, le, gli oggetti data, che probabilmente può essere una stringa, un array eh, serializzato, eccetera. Privato, possiamo dire se questo aggiornamento è privato o pubblico, l'ID, possiamo dare un id specifico, un tipo, se vogliamo darglielo, e una logica di retry. Noi anche in produzione abbiamo insettato solamente i primi due parametri, gli altri non ci sono serviti, però è giusto sapere che ci sono. Dopodiché, questo oggetto update, quando viene mandato, quando viene diciamo, creato, c'è cioè una gestione, un listener, diciamo, un update handler, che lo riceve diciamo, nel nostro invoke, nel nostro metodo magico invoke, e dice se l'istanza dell'hub dell è un hub interface, fa il publish di questo hub, se no. Usa quello custom e dopo vedremo anche cos'è. Quindi, questa Hub Interface si occupa di fare il publish. Ma logicamente, cos'è questa Hub Interface? È un'interfaccia sempre di Mercure, anche qui, quindi vi sto facendo vedere tutte le classi di Mercure, ma per far capire un po' sotto cosa c'è: la Hub Interface espone questi metodi. Il più importante è il publish, logicamente. Da chi viene implementata questa interfaccia? Sempre da un oggetto di Mercure che cosa fa? Ricrea questo post data. Notate che sono gli stessi dati che avevamo nell'oggetto update: topic, data, private, ID, type e try. Poi valida il JVT token. Che ci sia o non ci sia, lui lo fa in automatico. Logicamente, se non c'è, se ne crea uno comunque lo tiene valido. Poi manda una richiesta a un URL. Una richiesta post. Chi è questo URL? L'URL è il Mercury URL che abbiamo visto prima. Quindi noi mandiamo a Mercury questa post data, lui la riceve e lui in automatico manda gli eventi in event streaming in sostanza a tutti i client sottoscritti. Quindi è Mercury che si occupa dopo di mandare gli eventi ai client. E questo è tutto il giro lato backend. Ripeto, noi non è che dobbiamo fare molto, questi qui sono tutti oggetti di Mercury, noi dobbiamo creare l'oggetto update e mandarlo tramite l'hub interface. Lato client, cosa abbiamo? Scusate se vi faccio vedere del JavaScript, ma è giusto vedere anche come si possa fare. Noi abbiamo creato un, un componente React e dentro lo useEffect abbiamo creato un URL. Lasciate stare 127.0.0.1, perché comunque eh, era un proof of concept. Noi in produzione attualmente usiamo i parameter store di AVS. E non devono essere arcodati in questo modo i parametri, però, ripeto, dovevamo buttare via dopo questo progetto, dobbiamo solamente validare l'idea. Notate in query string topic uguale auctions menu 1. Noi stiamo dicendo, mi sottoscrivo a Mercure a questo topic. E creiamo l'oggetto event source. E ci mettiamo in ascolto. Quindi tutti gli eventi che vengono mandati sul topic auctions menu 1 me li ritrovo di dentro l'on message event. E noi lì settiamo la nuova offerta Non c'è qui logica di offerta maggiore o minore, ripeto, non era quello lo scopo del proof of concept. Ma dovevamo solamente stampare che tutto, che l'aggiornamento fosse arrivato. Lato sempre comunque interfaccia, abbiamo creato un piccolo input time number, un bottone di offerta e, la, e diciamo, stampiamo l'offerta vincitrice. Quando clicchiamo lo, eh, il bottone di bid, facciamo la post a quell'URL che noi abbiamo visto prima nel controller che riceviamo l'offerta e lui dopo dispaccia l'evento. Però sono due cose separate, fare l'offerta e dispacciare l'evento in sostanza. Anche lì l'abbiamo fatto sempre nello stesso controller, ma eh, non, non è una best practice, ripeto, è un proof of concept. Dopo vi faccio vedere come l'abbiamo implementato. Quindi se voi aprite quel progettino che vi ho fatto vedere, vedete questa schermata, questo bidder con l'input type, il bottone e l'actual winner bid. Attenzione, quando voi aprite questa pagina, se aprite il network, voi potete vedere che abbiamo fatto la richiesta di connessione a questo topic. Non è di strano, l'abbiamo fatta in Use Effect, quindi ci siamo sottoscritti, tutto a posto. Poi decidiamo di fare un'offerta, mettiamo 1000 e clicchiamo Bid. Se voi tenete sempre sotto controllo eh, il vostro network, vedete che viene fatta l'offerta di Bid in post. Ma nella stessa richiesta di prima di sottoscrizione noi vediamo nella tab Event stream questo winner bid 1000. Quindi noi abbiamo ricevuto nella richiesta di sottoscrizione, nella tab event stream, un messaggio di eventi. Quindi abbiamo detto c'è un aggiornamento e cosa facciamo? lato client, aggiorniamo l'actual winner bid. Funziona, non, non abbiamo dovuto refreshare, automaticamente l'ha fatto. Cosa succede se facciamo più di un'offerta? Vedete, sempre a sinistra tutte le post, abbiamo visto tre post, ma sempre nella, nella richiesta di connessione e di sottoscrizione a questo topic, noi riceviamo questi tre aggiornamenti, sempre nell'event stream. Ne facciamo mille? Noi riceviamo mille event stream qui, tutti qui dentro. Ecco perché è monodirezionale, noi ci siamo sottoscritti, noi abbiamo mandato i dati e ci arrivano gli eventi dal server, tutti qui dentro. Funziona. A questo punto eravamo abbastanza contenti perché in un'ora neanche due abbiamo messo su in piedi questo sistema di aggiornamento automatico senza aggiornare la pagina, quindi era quello che ci aspettavamo, non avevamo ritardi, era tutto lineare. Era veramente così? Eh sì, eh, però cosa abbiamo fatto? Iniziamo a complicare un po' di più le cose, iniziamo a strecciare un po' il concetto. Vorrei mandare un evento specifico a un utente perché, tipo, io sono il maggior offerente, ho fatto un'offerta. Qualcuno dopo di me fa un'altra offerta, solo io devo ricevere, ricevere in alto, comunque come evento e poi stamparlo come client. Occhio perché qualcuno ha offerto più di te. Lo voglio vedere anche come messaggio, non solamente l'offerta che si aggiorna perché magari sono distratto o altro, ma proprio un messaggio in rosso, ad esempio: qualcun altro ha offerto più di te. Cosa facciamo? Sempre un oggetto update, il topic è auctions meno id asta meno id dell'utente. Stiamo creando un canale privato, cioè in sostanza stiamo andando questi dati in un canale privato, sostanzialmente. Chiamiamolo così, perché è proprio solamente per l'utente. E poi facciamo il publish. Lato client, cosa abbiamo fatto? Nella prima parte è quella di prima, ci siamo sottoscritti al topic generale dell'asta, auctions meno id asta, auctions meno uno. Nella seconda parte potete vedere topic auctions meno uno meno ID utente. Quindi questo è il mio canale personale dove posso ricevere messaggi solamente per me. In questo modo eh, possiamo differenziare per gli utenti i vari tipi di messaggi. Anche non solamente per ID, ma tipo di utente, tipo admin, c'è cioè un operatore, c'è cioè un, uno un offerente. Possiamo avere anche diversi eh, topic in merito. Altra questione che abbiamo affrontato è eh, dispacciare gli eventi in maniera sincrona. Questa cosa è scoraggiata, e noi l'abbiamo scoperto dopo però, ho voluto comunque provarlo. Perché? Perché comunque Mercure Hub già gestisce in automatico eh, la pubblicazione in maniera sincrona, usando proprio il Messenger, eh, un sistema tipo Messenger. Eh, quindi non è necessario farlo, in quanto è già implementato, ma se volete farlo vi consiglio Symfony Messenger e se lo configurate in maniera ad hoc, in maniera sincrona, può fare questa cosa. Come possiamo implementarlo? Sempre nella rotta di prima, come ho fatto vedere. Notate che il secondo parametro dell'invoke è message bus interface, non è hub interface, è il nostro messenger in questo caso, interfaccia. Il codice rimane uguale, solamente che il publish lo facciamo con questo bus custom. Dopo lo, lo, gestite, lo gestite come volete, con qualsiasi sistema vogliate di di mandare i messaggi in sostanza. Del resto non cambia nulla, ma ripeto, già Mercure Hub lo fa per voi in maniera sincrona. E ho notato che eh, è funzionante, cioè non ho mai avuto problemi in merito. Possiamo avere dei problemi del genere. Voi non riuscite a connettervi in... a Mercure, come vedete, tanti errori, perché lui ogni tot, ogni, ogni secondo, ogni due secondi, cerca di riconnettersi. Vedete, Mercure Topic Auctions 1, non ce la fa, non ce la fa. Quando succede? Spesso quando abbiamo una configurazione errata, soprattutto le prime volte che l'abbiamo provato o abbiamo messo in staging questa parte, non, non l'avevamo configurata correttamente, tipo con i GVT o altro. E questi sono gli errori che vedete. Ma cosa succede se siamo in produzione e un utente riceve questi errori? Noi non lo sappiamo perché è lato client questa roba. Il client sta dicendo non riesco a sottoscrivermi. Ecco, noi qui abbiamo cercato di pararci da questa situazione, intanto aggiungendo un health check system sul nostro container di Merck in AWS. Poi abbiamo aggiunto dei log lato front-end con Sentry per dire se riceviamo questi errori nel nostro network, mando un messaggio, ad esempio, con Sentry, su Sentry, su, uh, su Slack, Cloudwatch, eccetera. Però dobbiamo essere informati che i client non riescono a sottoscriverci, se sottoscriversi, a un tipo di asta o qualsiasi cosa. Poi abbiamo aggiunto più log lato back-end perché comunque eh, volevamo essere sicuri che la pubblicazione venisse fatta correttamente. Quindi più log, ma eh, dovevamo essere tranquilli di quello che succedeva sotto, perché eh, non era pensabile eh, di intercettare i client quando andavano in errore, non potevamo saperlo. Come l'abbiamo implementato veramente? Ora. Qui noi abbiamo un'architettura CQRS da event sourcing eh, per l'Oction Engine, di cui non sto a trattare perché ci vorrebbe un talk e poi e poi, e poi, e poi e fa anche un workshop. Però è importante capire che non l'abbiamo fatto nel controller alla fine. Cosa succede quindi? Il client chiama il controller tramite API. Il controller crea un comando che viene dispacciato. E dispacciandolo viene, diciamo, c'è un listen, un command handler che intercetta questo comando che chiama l'aggregato di asta aggregato, creo uno o più eventi e c'è un processor, un listener che dice, ah, è stato creato questo evento? Bene, manda una notifica a tutti. L'evento potrebbe essere, un'offerta è stata fatta, quindi io sono in ascolto di questo tipo di evento e mando una notifica a tutti quelli sottoscritti a quell'asta, quel topic, che è stata fatta una nuova offerta, quindi aggiornate l'offerta vincitrice. Vediamo dall'altro punto di vista. Il client fa una posta di questo bid, in questo caso, al controller. Il controller chiama il nostro sistema di CQRS event sourcing che gestisce l'offerta, capisce se è giusto o meno, poi a un certo punto dice ok, l'offerta va bene, quindi torna a 200 client. Ma sotto il nostro processore, il nostro listener, notifica tutti i client che sono sottoscritti a quel topic che c'è stata una nuova offerta tramite l'event stream che abbiamo visto prima. Ecco il nostro processor. È una, una classe che in, ha questo, diciamo, metodo, handle bid 2 done, che riceve in ingresso questo evento. E noi, come prima, ci creiamo il nostro jet update con un topic, id, ID in questo caso, e gli mandiamo questi dati. Eh, quello che vogliamo, in questo caso servivano questi, e pubblichiamo. Non abbiamo fatto altro. Molto semplice, molto diretto. Creiamo l'update e lo pubblichiamo. Come possiamo testare questo nostro processor? L abbiamo fatto prima con un mock, vedete, abbiamo creato un test, creando la nostra offerta, creando l'evento, creando l'oggetto update che ci aspettiamo, poi tramite prof Professize abbiamo diciamo, mockato il nostro lab interface, abbiamo detto quando viene chiamato End bid was done, ci aspettiamo che venga fatta una chiamata dell'lab interface con il eh, metodo publish con esattamente questo oggetto, noi volevamo essere sicuri che quando mandavamo, chiamavamo questo processor con questi dati, venisse creato un, event, un, un oggetto update e quindi dopo di conseguenza un evento, con questi dati. Questo è quello che diciamo ci ha assicurato che gli aggiornamenti vengono mandati in maniera corretta, dal punto di vista unitario. Dal punto di vista, se avete dei test integrazione o funzionali, possiamo usare gli stub, in questo caso, Praticamente abbiamo eh, il nostro, eh, nostra configurazione di servizi di test, in questo caso gli diciamo occhio che quando viene chiamato Mercure App Default, quindi l'hub, quello che abbiamo visto prima che implementa Hub Interface, non devi usare quello di Mercure, ma usa uno che abbiamo creato noi, uno stub, che vediamo qui sulla destra, che è un oggetto che torna dei valori semplici, arco che abbiamo messo noi, in quanto noi non dobbiamo testare Mercure in fase di test. A noi non interessa se Merkle funziona, quella è un'altra cosa, è come testare il database. Di solito non si testa. Ci deve essere una motivazione valida, tale per cui dobbiamo essere sicuri, eh, dobbiamo essere sicuri che, di testare questa cosa, ma in questo caso non serviva. Noi in questo caso stiamo solamente cercando di testare altro e noi serve una semplice implementazione dell'hub interface che ci restituisca dei dati, diciamo, corretti. Quindi torniamo all'esempio che avevo fatto inizialmente. Come mandiamo? i nuovi tweet a tutti i client sottoscritti a un certo topic, lo possiamo fare di nuovo con un, anche una classe di servizio, con un metodo publish new tweet, riceviamo in ingresso un nuovo tweet e il topic, quindi creiamo di nuovo l'oggetto update, gli diciamo manda questo aggiornamento a questo topic, quindi tutti i client sottoscritti a quel topic riceveranno questo nuovo tweet e lo pubblichiamo. Quindi tutti i client sottoscritti a questo topic riceveranno in event stream questo dato e lo mostreranno come meglio credono. Piccolo recap quindi: il frontend si sottoscrive a uno o più topic di Mercure. Il backend può mandare dei dati tramite Mercure con degli eventi a degli specifici topic e i client, client frontend ricevono questi eventi eh, nella richiesta di connessione di sottoscrizione esattamente di quel topic nella tab Event Stream, come abbiamo visto. Piccolo sommario. Server CyberSantivance è molto utile per questi problemi specifici, cioè eh, dobbiamo andare solamente dal, dal server degli eventi, non dobbiamo scambiarci dati, insomma, web socket. È molto facile da partire, ripeto, in una o due ore noi abbiamo avuto questo proof of concept funzionante senza tante problematiche. L'unica è stata capire un attimo la configurazione, ma erano tre parametri, da un attimo a capire come configurare quella parte lì. Piccola configurazione, comunque, non dobbiamo configurare tonnellate di YAML. Con tutti i problemi di indentazione possibili, immaginiamo. I principali sono tre, il Mercure URL, il Mercure Public URL e il GVT. E poi è in produzione. Quindi, secondo me, per farmi dire che questo è approved, è perché è in produzione. Quindi, funziona. Non abbiamo avuto problematiche in merito a Mercure o comunque a Service Antivans. E è funzionante ci ha comunque permesso in pochi mesi di abilitare il business. E quindi funziona. Per me è stato veramente un caso di successo ed è per questo che ho voluto condividerlo. Termino dicendo che Flowing comunque siamo sempre a caccia di nuovi talenti. Se volete eh, cimentarvi con queste tecnologie o questi tipi di progetti, eh, mandateci il vostro curriculum che siamo sempre contenti di eh, ascoltarvi. Vi ricordo di condividere un feedback per migliorare il mio talk e migliorarmi come speaker. E questo è il link. Del resto vi ringrazio. Anche il QR Code nel caso mi senti. Eccomi qua di nuovo. Intanto grazie per il talk, molto bello, eh, veramente molto interessante. Libreria proprio che non conoscevo. Infatti ne avevo sentito parlare da, da uno della community una volta. Mi ero interessato, però, appunto, la, spav la, la parte spaventosa è quella: è tutto così nuovo, eh, vado a utilizzarlo io, eh, quindi. Verissimo. Ascolta, introduco subito una domanda che ha fatto qualche minuto fa Enrico e chiede, si possono filtrare gli eventi decidendo a quali client inviare l'evento? Eh, no, perché tu mandi gli eventi a specifici topic, però tu ti puoi creare dei topic particolari, tipo voglio mandare i topic solamente agli admin o a un certo gruppo di utenti, quindi te li crei in sostanza e in questo modo riesci a filtrarli. Mercury dice solamente manda questi eventi a questi topic. Quindi sei tu che ti devi creare i topic giusti con la stringa giusta per dire a questi determinati client, possiamo usare gruppi, ruoli, ID, possiamo usare um, raggruppamenti strani, ma eh, possiamo usare quello che vogliamo e in questo modo riesci a filtrarli in sostanza. Certo. Però deve aver risposto Enrico, se poi ha dei, altri dubbi sono sempre sì, sì, adesso lo tengo monitorato così se ha qualche altra domanda magari posso, posso aggiungerla. Poi un'altra domanda è... Ci sono dei limiti su Mercurial e eh, se ci sono quali sono? Bella domanda. Allora, eh, Mercurial Hub ha dei limiti, comunque, di connessioni, di eh, problemi di concorrenza. Ma eh, cosa succede praticamente? Mercurial Hub fornisce un progetto open source, un è un tool open source in questo caso, però ha anche dei servizi managed che sono a pagamento, non hanno un grosso costo, però ti aumentano la concorrenza comunque. Che aumentano le, le richieste in post che possiamo mandare al minuto, che aumentano comunque anche la dimensione dei messaggi che si possono mandare, in sostanza. E sì, certo, quindi loro ti forniscono solamente un'immagine Docker, sta a eh, te renderla, diciamo, elastica e scalabile, giusto? La, la Docker è praticamente quella open source, poi loro hanno anche un servizio managed che è a pagamento che puoi usare in questo caso. Eh, questo è quello che alla fine abbiamo scoperto anche dopo, perché all'inizio siamo partiti con l'open source, abbiamo certo. detto eh, open source eh, funziona, il dubbio che avevamo anche noi è, è nuovo, ma funziona, ecco perché abbiamo fatto il proof of concept col dubbio che non fosse la cosa più corretta da usare, ma in verità è stato veramente semplice da usare. Certamente, certo. Un'altra domanda? Che tipo di prove di carico avete fatto per capire quanti clienti riuscite ad aggiornare senza delay? Sì, questo è un argomento scottante, eh, perché comunque il Mercure Hub open source ha dei limiti e per il tipo di aste che avevamo, quindi con pochi utenti, perché comunque parliamo di aste con, eh, diciamo, aste con di beni molto grandi, quindi costosi, non ci aspettavamo migliaia di utenti, massimo ci aspettavamo 10-20 utenti, anche perché comunque... Eh, per il tipo di servizio era quello. Quindi la parte open source funzionava, come l'abbiamo testata, ci sono tanti servizi che ti fanno prove di carico e ti permettono di creare n virtual client che si sottoscrivono allo stesso topic. Noi abbiamo visto che fino a 50-100 reggevamo senza problemi. Di più non aveva senso perché anche qui ragioniamo in ottica lean. Quello che ci serve in questo momento è questo. Quindi, se poi ci serve qualcos'altro, c'è cioè il servizio managed. In quel caso lì, però partiamo con qualcosa di semplice e a scalare siamo sempre in tempo. Cerchiamo di partire con quella cosa piccola, tale per cui ci abilita il business, dopodiché, se gli utenti aumentano, ben venga. Però ripeto: il nostro è proprio un caso di dominio in cui abbiamo pochi utenti nelle aste. Eh, però eh, è, è utile sapere che alla fine eh, si possono fare queste prove di carico con diversi eh, tool e di lei non ne abbiamo visto cioè, Quindi avevamo 50 client. 50 e 20, eh, tutti allo stesso unisono, nello stesso, stesso minuto, cioè eh, allo stesso secondo proprio, quindi era perfettamente in linea con le nostre aspettative, era un good enough, buono e quindi ci ha permesso comunque di dire andiamo avanti perché comunque eh, non abbiamo questi problemi di tanti utenti o comunque tante persone che si sottoscrivono allo, allo stesso topic. Quindi eh, le prove sono state fatte anche qui in un proof of concept di test per riuscire a eh, validare anche qui l'idea che l'open source, in questo momento il servizio Merck open source, quindi gratuito, funziona ancora. e Per ora ci basta. Quando succederà che abbiamo problemi di questo tipo, abbiamo comunque i servizi managed, che per un business eh, come, come quello che abbiamo in questo, con questo cliente, col tipo comunque di servizi che eh, vendiamo, diciamo che eh, è tutto riguadagnato, secondo me. Certo. Ho oh, un altro paio di domande, però penso siano la stessa persona. Sempre Anonimo. La prima domanda è: conviene usare questo anziché un loop con un timeout? Credo che in eh, fosse un log pull, forse eh, il polling, uh, il long polling. Diciamo sì. che il long polling, io cerco sempre di evitarlo, eh, piccato perché eh, ti crea delle problematiche. C'è cioè, comunque sempre i client che mandano richieste al server ti appesantiscono molto il sistema. Anche qui. Potevamo usarlo con gli utenti che abbiamo? Sì, potevamo usarlo, però diciamo che non era il top, avevamo più cose da gestire, e era un po' diciamo tricky in questo momento e essendo una parte core volevamo essere tranquilli di quello che facevamo, soprattutto essere consci che solamente le, il server mandava eventi e quindi eravamo molto più tranquilli in questo senso. Poi forse era anche meno out of the box come ci hai fatto vedere insomma. Eh, sì, diciamo che... È meglio comunque tenerli in un unico punto rispetto a che spargere ovunque delle logiche di comunque polling, si portano dentro delle logiche, anche lato frontend, che ci piaceva poco dopo implementare, proprio perché volevamo tutto in un unico punto possibile. Va bene, ascolta, mi pare di non vedere altre domande in questo momento. no? Comunque rimango sempre. io io intanto chiuderai ricordando a tutti quanti di votarti su Joined in per darti tutti i feedback del caso. Io ti ringrazio ancora una volta per il, per il bel talk e per gli argomenti molto interessanti che sicuramente andrò a, a spulciarmi perché hanno attivato un po' di trigger di domande e, e di, di proof of concept che vorrei fare anche io per conto mio. Grazie mille ancora. Grazie a voi, grazie mille. Oh.